Che cosa è successo? Me lo dici solo tu. Sono io. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo. Direttore finanziario della Oscorp, nella compagnia da più di 20 anni. Non ti incastrare in mezzo alle scale. Noto per la sua collezione d'arte. E se possiede un attico in quell'edificio, deve essere piuttosto ricco. Se ha lì alle calcagna, allora c'entra il respiro del diavolo. Vedo di analizzare per bene il file. Fammi sapere se scopri qualcosa. La sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì. Sì, partner! Suona bene! Ok, a dopo, partner. La polizia ha bisogno d'aiuto. E la gente! Mo! Mo! Mi sono buttato anche io sotto, Davo i pugni anche al muro, mi sarò fatto un male cane, ma vabbè. Ah. Holy. Dentro ce ne saranno altri. Voi restate qui. Ma la faccia. Sei ferito? No, sto bene. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Vive nell'attico. Eccoli qui. Piano. Ok, aspetta qui. Per fortuna siete qui. Non trovo la mia auto. Credevo di averla parcheggiata a questo piano. Ma che ve state fermi? Olè! Che è ancora vivo? Baboom. Olè. Ah, ce n'è un altro. Baboom. Disarmato. E ora che fai? Oh! Oh! Sa! No, sto combattendo mediocre! Mediocre! Vai, vai! No! Oh! Ecco qui! Appiccicato al muro! Ah! Anche voi lavorate qui! Bei bestioni! Questo edificio prende sul serio la gestione dei parcheggi! No, quello ciccione! Ah! Ma forse potrei sfruttare il vano ascensore? Dovrei riuscire a raggiungere l'attico da qui. Hai mai fatto? Vuoi ci sono? Se mi avvicino posso neutralizzare. Ti viene un di.
电梯没有一层。 Sono quasi. Meglio restare nell'ombra. Dentì没有一层. Edificio altino. Oh, Vincent, yeah, sul serio. Via. Oh, oh, così non va. Così non va. Così non va. Ole. Un po' di danno me l'hanno fatto. Purtroppo. Ecco Standish. Ok, e ora? Metti la password. Ok, altra fase furtiva, a quanto pare. Sembra nervoso. Forse dovrei metterlo KO. Ah? No, vai. Per andare su sicuro lo faccio così, potevo anche farlo per terra, ma... Sapete, non voglio rompere quella statua, eh? Ok. Non ho mai fatto in questo modo, e non lo so se è stato un bene. Un pianoforte. Vieni qui. Spero non mi vedano. Anche perché questo è abbastanza evidente, questo qui, da come si trovava. Ma si può? Mi pare di no. No, perché ha preso lui? Però dai, cioè, stavamo andando così tanto bene. Vabbè, ciao. Ho da fare una cosa, ne facciamo un'altra. Sarò sincero, lo preferisco rotto. Non voglio rompere quella statua, Non so a chi l'ho lanciato, ma vabbè. Ecco qui. Ma che, non fai niente. Ok, via libera. Spero che Standish stia bene. Il problema è che io volevo farlo tutto furtivo. E senza rompere niente, ma vabbè. Voilà. Tutto bene? A questo lo vedo benissimo. Fra un po' finirà malissimo. Uomo avvisato. Mezzo salvato. No. Non avrebbe ripagato i miei debiti universitari. Ezza. Oh! Lo ammetto, mi stavi per beccare. Proviamo un'altra volta. Pezzi a volontà. Ora è sicuro. Qui Standish. Cosa cercavano? Solo registri contabili sul respiro del diavolo. E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riservo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro, ricevuti di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Tu non sei un cavolo, C'è la documentazione, però, veramente,
Un po' più di informazioni? No? Andiamo, andiamo! Hai perso pure gli occhiali, eh? Sono quasi! E cadi più piano! Preso! Tutto bene? Sì, credo di sì. Ok, ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Ehi, hey, Yuri. Stai bene? Sì. Ma non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Ma a parte quello... Ho la sensazione che vogliano... Di suo non c'è un cavolo. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto. Qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando. Forse una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop. Yuri? Me la sono cercata. A quanto pare sì, caro Spider. Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Ok. Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo! Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su Delaney. Oh? Madonna, sto per cadere. Comunque, abbiamo un punto abilità e anche un nuovo costume. Ma che cavolo? Costume Fear Itself. Danno quadruplo. Cavolo. Infatti quelle cioè quei polsi in quel modo. Questo mi sembra utile. Abbastanza. Razzo di rito. No, fighissimo. Questo glielo spacchiamo in faccia a quelli lì. Si devono solo permettere di lanciarcelo in faccia un razzo. Glielo rilanciamo contro. E saranno guai per loro. Cari ragazzi, io direi che con questa puntata possa essere tutto. Abbiamo pensato troppo in piccolo, Peter. Perché rimpiazzare gli arti con banali copie quando possiamo migliorarli? Chi ha perso un braccio lo rivuole indietro, è chiaro, ma noi possiamo offrire di più. Il corpo umano non è un dogma. Esistono prospettive che vanno oltre il nostro vissuto. Riflettici. Doc sta lavorando anima e corpo. Spero che non esageri. Olè! Che cosa è successo? Me lo dici solo tu? Vabbè, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace. Quante telefonate. Forse, se me lo chiedi, per favore. Su un tetto di Hell's Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. La scuola era molto meno complicata, la vita reale. Sì, poi soprattutto la tua vita. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo con la prossima puntata. Stracchiamato, tenutile. Bella, ragazzi.